Allora, visto ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Pokémon Nero 2 Bianco 2 Changelog insieme al buon Frozen. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Ogni volta che ti voglio presentare sbaglio sempre angolo, lo dico sempre, però va bene. Io infatti faccio certi giri strani, però poi alla fine lo indico, perché io nel frattempo mi sto guardando. Ho dei capelli improponibili, Frozen invece sarà come al solito bellissimo. E possiamo Ma no, sei tu la bella persona qui. E possiamo iniziare questo nuovo episodio. Allora, nella scorsa sei tu che lavori per Abercrombie. Sì, certo, ogni così giorno. Tipo ti immagini tre parole con l'avversario veramente. Tipo tu dici, io dico sì, ma non è vero. Comunque, e mandi le foto tu vestito bene. Vestito bene. No, aspetta, mi vesto male e poi dopo faccio le foto. Ok. Dov'è la nave di cui va tanto fiero? Guardalo quanto è fiero. Perfetto, da questa parte. Ok, siamo nella nave, io almeno sono nella nave. E va. No, adesso sono già arrivato. Ultra veloce. Cioè, va velocissimo. No, ma non è colpa mia, perché pensavo che cioè, te lo chiedesse, invece no. Un discorso di tre parole. Ok, poi già sulla nave. Via, via, così. E si vede già dalla distanza Austropoli. Bella, bella questa immagine, mi è piaciuta. Questa lì scafo un po' come quello in Rosso Fuoco per il Settipelago, no? Che fa vroom, e già sei arrivato. Anche no, vabbè, quello del Settipelago è proprio Gotta Go Fest. Quello lì è molto più veloce. Oppure anche in terza gen con il tizio col pico che ti trasporta. Però quella lì è un pochettino più lenta. Signor Marino, sì. Signor Marino. Apra. Signore e signori, siamo arrivati a Austropoli. Mentana, vero, qui c'è Mentana. Ogni volta, perché noi switchiamo come al solito, ragazzi, se non vi ricordate le regole della Nuzlocke, trovate tutto in descrizione. Noi switchiamo il gioco da episodio a episodio, quindi io adesso sto giocando a Nero 2, quindi per ricordarlo. Quindi questa è un strobo molto più grande. Oh, mio Dio. In basso a destra, appena arrivi, c'è una Pokéball, quindi ti consiglio di scendere a prenderla. Io ho trovato una scoma a cuore, quindi però comunque almeno così puoi far ricordare qualche mossa a qualche tuo Pokémon. Anche io scrivo. Sono entrato a Austropoli, il clone mi blocca. Ma è la prima volta che vieni qua? Sì. Yeah. Ok, tieni questa bicicletta. What? Eppure mi ricordo che il Rosso Fuoco era molto più difficile ottenere la bicicletta. Devi fare avanti e indietro con un crasto. Sì, con un crasto? Cosa vuol dire crasto? Da me vuol dire pietra. No, vuol dire tipo non uno sfigato, però cavolo, devi fare avanti e indietro come un crasto, cioè si capisce già da questa frase. Non te lo so spiegare proprio di preciso. Ragazzi, nei commenti aiutatemi voi, DDG cosa vuol dire crasto? E scrivi crastol. E scrivo crastol. Ok, così la gente deve capire il contesto del discorso, no? Perché altrimenti se uno non vede il video e vuole solo rispondere alla domanda del giorno, non capisce giustamente, invece così Ok. Io sto girando a vuoto nella città. Io invece sto andando nel centro Pokémon, però c'è qualcuno che mi blocca la strada. Sai cos'è Geonet? Anche a me. Cos'è Geonet? Sì, lo so. Però sono i Geomag tipo. Ok, mi sa che è quel mappamondo là sopra. Quello forse per la Geonet, quindi collegamento in tutta la Terra, quindi sarà qualche wifi di robe che non ci interessano. Ok. Wi-Fi battle. Aspetta, ma qua in questo salvataggio ne ho di Pokéball. In è questo vero, gioco, è vero, anzi, più vero, che salvataggio. Dobbiamo vedere, dobbiamo vedere. Allora. Sì, sì, ne ho. Ne ho abbastanza per fare una cattura. Se vado a destra cosa succede? Uno. Io direi che un paio di Mega Ball le compro. Non sarebbe male, eh. Ok, mi aspettavo una risposta, ero lì tipo no, stavo pensando. Ogni tanto mi si bugga il cervello. Vado a FK e mi va il blue screen. Ok, allora. Qui c'è una specie di altro molo, credo. Sì, dove c'è una nave enorme. Vediamo un po' che cos'è. La nave reale Yunima, esatto, salpa solo nel tardo pomeriggio. Sembra un po' nel tardo pomeriggio, c'è un pomeriggio un po' tardi. Okay. Ok, qui mi ricordo che c'è la strada quella, ciao, quella con tutte le persone che camminano. La strada sì, tipo, scusa, ops, sono in ritardo. C'è la Game Freak qua sulla destra, e questo qui è il mio palazzo enorme, con tutto il schermo. Poi qua sinistra, no, vabbè, altre robe. Sono una leggenda. Quindi non riuscirai a catturarmi.
Ok, io mi ricordo che qui in questa piazzetta, sono nella piazzetta con la fontana, c'era una specie di quest in bianco e nero dove c'era il ballerino. Però non è il caso adesso. Non so dove andare. Oh, visto che stai usando una ragazza, non andare nei vicoli, che poi ci sono i malinci. Poi... ci sono appena andato. No! Ci sono due tizi pelati che stanno... sembrano i villager di Minecraft. Assolutamente sì. Comunque sì. Stanno craftando roba. È un luogo pauroso qui. Ehi, là, batti 5. Cos'è questo? È un caffè. Bar la melodia del silenzio. Boh, attenzione nel vicolo. Hai avuto paura? Scusa per lo spavento, tieni questo. Ah, ok, MT70 a profumino, va bene. Da me beccata. Ah, ma quindi la mia stessa strada, praticamente. Sei nel vicolo quello no, che parla. No, sto girando a vuoto. Ah, vabbè, comunque, se ti hanno dato la MT probabilmente siamo nella stessa strada. Vediamo qui che c'è. Associazione sondaggi, cammina e il contatto si avvicina. What the farafarafuck? Ok, ora sono nella strada quella più a sinistra. E c'è la palestra, sì. Attenzione, vediamo un po' che ha da dirci questo. Perché non che ovviamente è bloccata entrare. Come sempre. Madonna. Artemisio, ma Artemisio anche in bianco e nero non era solito rimanere in palestra. Il capo palestra Artemisio ha detto che forse era successo qualcosa ed è uscito in fretta e in furia. Se ti va, puoi provare a cercarlo. Grazie al cavolo. Artemisio si è andato di nuovo da qualche parte? È come dire, guarda, è successo qualcosa in questa regione, però non ti so dire dove, vai a controllare. Iris, mi dispiace, c'è stato un imprevisto e Artemisio è dovuto uscire. È una mia impressione, Artemisio non c'è mai quando serve. Vedi, è un déjà vu, è la stessa cosa di bianco e nero. Ogni volta che bisogna... No, ma Artemisio è sempre a zonzo. Esatto, svanisce del tutto. E tu chi sei? Ah, cerchi il team plasma? Non si era sciolto 2 anni fa? Bah, non è il momento di divagare, vedo che sei in difficoltà, dai, ti aiuto. Fammi pensare, un posto in cui si potrebbero nascondere dei manigoldi? In quei vicoli di prima. Ma certo, forse un'idea ce l'ho. Aspetta. Hanno già... Ok. Ok, ha detto... Nelle fogne. Pokémon, nelle fogne. Ora controllo. Non è vero, ha mentito, non c'è l'anima. Bugiarda. Cessa, eppure bugiarda. Ma dove? No, in realtà è leggermente più a destra del centro Pokémon. Okay. Ah, ok. Aspetta lì nella stradina. Vero, è vero, infatti stavo per entrare e non c'era. Dai, vieni qui a mettere il mio pollice. Questo posto è via. Infatti magra. Sono entrato, non c'era. C'è pure bugiarda Iris. Oh, eccola. Che poi secondo me viene da Alola. È un po' troppo abbronzata. Forse di qua, ok. Andiamo. Eccoci. Andiamo, let's go, con tutte queste inquadrature che cambiano. In effetti questo mi dà un po' di sembra fastidio. Un pollice. Iris, da qui si può entrare nelle fogne, quello sì che è un posto sospetto. Ok, ok, perfetto, ecco l'ingresso. Anche perché Austropoli è una specie di semicerchio, no? Con dei moli che sembra tipo una mano, con delle dita. Ok ragazzi, allora, abbiamo comprato delle robe in realtà prima di addentrarci qua dentro. Perché dovrebbe essere un luogo assai misterioso. Comunque, ecco infatti, fogne di Austropoli. Me l'aspettavo, perché comunque, essendo delle fogne, è tutta una roba strana. Ci sono sicuramente tantissime robe. Mentana. Ah, vero, qua c'è Mentana. Dove conta. Volta, esatto. Andiamo, Froke, sì. Ok, allora, qui, a quanto pare... Lui ci cura, ed è comodissima come cosa. Ok, ok, attenzione. Primo incontro, Ipom e Grimer. Vediamo io. Primo incontro... Erdier e Lifeon. Oh, dai. Chi catturo? Oddio. Erdier esplode. Erdier proprio... C'ho Gurdur a fianco. Quindi direi che esplode malissimo. Direi... rivincita su Lifeon. Sperando che... Gurdur non devasti Lifeon. Eccolo lì, bravo. Tira il pugno su... Dinami pugno proprio su Lifeon. Vabbè. Ok, no, io... No, onesto. Io invece provo. È rimasto con abbastanza vita da poter essere catturato. No, ma devo ucciderne uno. Esatto, anch'io. No, non posso prendere la mira, se no. Esatto. Anche se da me il Grimer sta per morire perché è in caduta libera, però comunque non me lo fa fare perché è ancora in teoria in vita. Quindi per perdere un turno metto Maloreddush e
Belli loro. Ok, Grimer. Buoni Malloreddus. Che poi, no? Malloreddus, siccome hai detto che sono gli gnocchi, sono belli morbidi. Invece questo è un misto tra roccia e acciaio. Ti spaccano i denti dei Malloreddus d'acciaio. È vero, è vero. Confermo, perché mamma mia, i Malloreddus sono buonissimi. Ok, okay. In cucina con Frozen. Ma vabbè, vabbè. Uno, due, tre. Preso, 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 preso. Ho preso. Beato te. Un po' per aumentare, diciamo, la nostra debolezza al tipo lotta, dato che ho acciaio, roccia, ghiaccio e ora normale. Ce l'abbiamo tutte, ce l'abbiamo tutte le cose, va bene. Vuoi dare un soprannome ad Aipom? Però... Solletico, what the f... What the f... No, ma che solletico, io lo chiamo Bonolis. E basta con iperraggio, madonna. Eccolo lì il brutto colpo che mi lascia con 17 PS. Oh, mi raccomando, Mi raccomando. Allora, il mio Aipom Bonolis è il top. Allora, io ci provo, gli tiro una Mega Ball a sto Leafeon. Se non si fa catturare, sai che ti dico? Ciao. Non ti dico niente. Vai Mega Ball, catturalo, dai, catturalo, catturalo. Uno. Uno. Due. Due. Tre. Tre. Sì! Vai, grande. Mamma mia. Grande. 17 PS, soprannome per Leafeon? Beh, ovviamente Culur Jones. No, 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 no. Mi rifiuto di farti dare altri nomi del genere. Ho trovato il cucchiaio torto, comunque. Torto? Sì. Ah, Leafeon lo chiamo Keeper. Keeper? K-E-E-P-E-E-R. Sì, avevo immaginato. Va bene, va bene. Comunque io ho trovato le reclute. Così, tanto per dire. Dove, dove, dove? Devi prendere le scale, quelle più in fondo, quelle più lontane, cioè andando verso le scale sulla destra, e poi a sinistra, e poi di nuovo a destra. Ah? Così ti confondo. Oddio, oddio, Kyogre, va bene, va così, Kyogre. Kyogre e Kindra. Kyogre, madonna, e Kindra. Piovischio di Kyogre, va bene. Cioè... Oh, ho trovato anche un cucchiaio torto. Sì. In terra. Sì. Ma è normale. Probabile, non lo so, però devo darci di scintilla contro Kyogre. Resiste, madonna. Però lo paralizzo, Sembra quasi la finale dei mondiali di Pokémon. Kyogre. No, idropompo. Resistilo, ti prego, resistilo, sì. No, non attaccare me. No, ha attaccato tutti e due me. No, e dai. È morto Cream. No. Dai, ma attaccano tutti e due me. Cioè, un Kyogre e un Kindra che attaccano tutti e due me sotto la pioggia con due mosse d'acqua. Non potevo farci niente. Cioè, vuoi qualcos'altro? Per caso? No, vabbè. Io però... Cream, amico. No, dai. No, non ci posso credere, cioè... No, perché dovevate attaccare tutte e due me? C'è quel Motim che non fa niente. Quel Motim! Vai, cattura lì! No, no. Vabbè, che sono anche acciaio, quindi lo... Oh, ma cosa? Ma cosa? Ah. Oddio, 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 oddio. Veramente, veramente. Bomba niente. Mamma mia. Occhio che sia anche roccia, eh. Sì, lo so, però tanto... Cioè, Motim ha fatto caduta libera su Kyogre, no? Quindi l'ha levato via. Tu te l'immagini, no? Un Motim che piglia Kyogre e se lo porta in aria, no? Giustamente, ha senso. Sto salendo, facendo fatica. Comunque, brutta storia, cioè non... Ma queste erano proprio le reclute con quel... Sì, con Kyogre. Mamma e Kindra, mia. E Kyogre con Piovischio e Kindra con Idrondata. Cioè, Cream si è preso l'idropompa, se non erro, e Idrondata sotto la pioggia di Kyogre e poi di Kingler. Quindi, voglio dire... Stava anche per resistere. Quasi quasi, la prima l'aveva resistita. Accidenti. Che soldato. Lo ricorderemo sempre. Cream, c'è il numero uno. Sempre in costri cuori. No. Non c'è bisogno. Ah, sì, c'è Artemisio.
qualche perdita già l'abbiamo fatta, però comunque nulla di esagerato. Keeper in squadra penso che sarà una bella roba. Davvero una bella roba. Mm-hmm. Allora, foglia manto evita i problemi di stato quando c'è il sole, useless. È di natura ardita. E come mossa ha semitraglia, solletico, salvaguardia e foglia magica. Foglia magica ottima perché entra sempre con la stabba. Buona, semitraglia, picchiava un pazzo. Solletico e salvaguardia, useless, però è interessante. E ci hanno dato anche la MN forza quando adesso abbiamo finito. Quindi intendo insegnarla immediatamente al nostro panzone, perché è stabbata. Fa veramente tanto. Qui c'è ancora gente che arriva. Ehi, chi è questo biondino? Quella con il Team Plasma è stata una sfida incredibile, una rara dimostrazione di come si tira fuori il potenziale dei Pokémon. Bella sfida, anzi bellissima. E anche interessante, davvero. What? Ma lui è pure del Team Plasma. Eh sì, ma diciamo che ogni tanto se ne dimentica. Ok, quindi adesso c'è da andare a sfidare il capo palestra. Eh già. Sì, solamente che io ho un Pokémon in meno, wow. Allora, io forse ci conviene allenarci, che dite raga? Esatto, mi dovrei allenare assolutamente perché ho solamente due Pokémon. Quindi facciamo così, direi, visto che comunque questo episodio non credo che sia durato tantissimo. Ma non saprei dirti, direi sui 15-20 minuti. Ok, va bene, dai, allora possiamo anche staccare. Io ora... Stacca! Mi stanno tracciando! Di tanto mi sento male. Ok, invece il mio Bonolis, ovvero Aipom, ha uovo bomba, ventagliente, desiderio, getta guscio. Eppure... Redimi il nome del Pokémon? Bonolis. Cioè tu mi dici no, Culurgione se mi chiami un Pokémon Bonolis? Sì. Cosa fa? Onesto. Non cincischi. Vada. Ecco. Vada. Ok, io ho trovato comunque un Bronzor qui mentre stavo uscendo. Hai perso la Bronzong. Cheat. Stazione dotta. La strada. E qui non so, cioè, non ho molta roba da fargli. Però una volta che lo sconfiggo, usa ritorno questo Bronzor. Però non mi fa niente. Proviamo con pietra taglio, non so. Forse gli fa leggermente più male. Ancora ritorno. Va bene, lo sconfiggo, usciamo, ci salutiamo. Noi poi alleniamo i Pokémon qui e andremo nella prossima puntata a sconfiggere il capo palestra. Cavolo. What? Veramente una bella figata, ragazzi, perché nel prossimo episodio andremo a spaccarci tantissimo con la prossima palestra. Hai dato un pugno al microfono o qualcosa del genere? No, ti giuro. No, ho fatto tipo, ho chiuso le braccia così. Ah, ok, si è sentito tipo pow. No, sarà una bella figata. Andrà a spaccare Artemisio, però ci dobbiamo allenare. Ok, allora, sono fuori. Tu sei fuori? Sono fuori. Sei fuori di testa. Bene, ragazzi. Allora. Un bel po' di per come mai. Non ci vediamo il prossimo. Aspetta. Allora ragazzi, per questo episodio è tutto. Mi raccomando, se l'episodio vi è piaciuto, un bel pollice in su, rispondete alla domanda del giorno e noi ci vediamo in un prossimo video sul canale di Frakez. Ciao. Nah.